adesso ragazzi torniamo addirittura con una configurazione, perché tutto questo ben di Dio che sta venendo qui alla fine è tutto riassunto in una configurazione che vedete più nello specifico sia nelle riprese che nei test che faremo su tutti i giochi. Comunque Sabbi, che cosa dire, che cosa portiamo oggi? Allora, oggi, innanzitutto raga, cioè, per il ritorno delle configurazioni, deve scattare il 1000 like qui. Qua ci dobbiamo riuscire ragazzi, qua il 1000 like, il secondo video scattare. Che riesce, quindi è un pochino l'algoritmo rinizia a salire, 1000 ci dobbiamo arrivare, minimo. Ovviamente iscrivetevi al canale, perché lui deve arrivare a 100.000 iscritti, perché gli serve il bottone con cui dovrà educare suo figlio. Una volta ve lo rispiegheremo. E niente, oggi invece portiamo una configurazione che direi è una buona fascia medio alta, forse anche alta, ecco. Alta. Una bella fascia alta, una configurazione buona e bella. Ma non solo bella e buona, perché andremo a testarla, è anche molto molto potente. Molto potente. Comunque non vi vogliamo spoilerare più di tanto, già ve lo stiamo un pochino spoilerando quei pezzettini che state vedendo. Direi che non dobbiamo perderci il chipset e iniziare il video. Allora, iniziamo il video dicendo una cosa molto importante, esatto, su questa configurazione, perché come voi siete abituati, vi vedete un video e non la vedete mai dal vivo queste configurazioni, alla fine vedete le nostre riprese, tutto quanto. Questa configurazione sarà possibile vederla dal vivo perché FK avrà uno stand a Lucca Comics e porterà tra le varie configurazioni anche questa nello specifico, esatto, e potrete provarla e vederla con i vostri occhi. Ovviamente a Lucca potremmo esserci anche io e Sardi, facciamo quella sorpresa. Poi andate a Lucca, andate allo stand e chiedete ma Sardi è stato, poi nel bene o nel male scoprite che ci siamo o no, vi lasciamo un pochino. Andate via, non li dovete nominare mai più. Iniziamo dalle RAM, perché io quando l'ho viste sono innamorato, chicca, perché sono, ragazzi, le RAM Aorus. Praticamente sono un kit da 16 giga, quindi 8x2 a 3200 CL16. Però ve ne arriveranno 4. Questo perché? La magia dello sdoppiamento. Non c'è nessuna magia, semplicemente in quanto molto spesso non si vanno a mettere 4 banchetti nelle nostre configurazioni, Aorus ha pensato di inserire due banchetti fake, tra virgolette. Si chiamano dummy. Esatto, che fanno semplicemente luce, gli RGB, così praticamente, poi vedrete bene anche la config, avrete tutti e quattro gli slot pieni, non sarà più uno e uno, uno salta l'altro, uno di solito è 2 e 4, sì, dipende dalla scheda madre, comunque non ci sarà più quel vuoto. Diciamo una cosa importante però, i banchetti finti non aggiungono nulla al computer, né glielo tolgono. Esatto. Quindi sanno lì solo per estetica. Diciamo che ad oggi il costo più o meno varia tra i 10 e i 15 euro, che è una cosa che c'è chi magari un pochino più fissato gli fa piacere, chi è un pochino più fissato dall'altro lato, diciamo, riesce a risparmiarsi. Il costo totale di questa configurazione, quei 10 euro in più, non neanche ti pesano. Esatto, mettiamola così. Comunque, che cosa dire? Oltre a questo, sono delle RAM, oltre che belle, anche buone, e diciamo che a 3200 con RGB Fusion e tutto quanto, e tutte le features che possiamo trovare, CL16, ma queste si abbassano, so che tocca, esatto, bene. Che cosa, se mettiamo delle 3200, che cosa ci associamo, Sardi? Che cosa? Oh, questo qui, allora, questo qui è uno, è il processore migliore della sua fascia di prezzo, perché questo qui è il Ryzen 7 3700X. Ora, il Ryzen 7 3700X è il diretto figlio, però è il figlio meglio. Quello uscito meglio, c'è sempre, in ogni famiglia. È il figlio meglio del Ryzen 7 2007, perché anche questo processore è 8 core 16 threads, è un processore che arriva appunto col processo produttivo nuovo di Ryzen, Ryzen 3000, quindi processo produttivo a 7 nanometri più 14 nanometri per quanto riguarda il, diciamo, la parte input-output del DAI, è un po' un ibrido, però fondamentalmente un processore a 7 nanometri, il che lo pone con delle performance, soprattutto in gaming, a cui questo PC dà, stringe un pochettino l'occhio, gli dà un bel boost prestazionale. Direi che secondo me, soprattutto visto la qualità, soprattutto del dissipatore che ti viene fornito e il prezzo che ha, questo costa intorno ai 350 euro più o meno, cioè di meglio
non si può aprire al momento. Esatto. Ma per un processore top abbiamo scelto giustamente una scheda madre top, X570 Aorus Elite. Noi abbiamo scelto questa scheda madre perché sappiamo che è buona, esatto. Sappiamo il perché. E non vogliamo dirvelo noi, questa volta vogliamo fare una chicca, vogliamo passare la palla a un esperto di schede madre. Quindi chi chiamiamo? Chiamiamo il nostro Redex TechQP, che fa parte dell'SOS Network, il network più falso che c'è. Esatto, vai Redex. Ciao ragazzi, prendo la palla al balzo da Saddi e Starsky e passiamo subito all'Elite. Allora, come VCore abbiamo 12 fasi, mentre come VSOC ne abbiamo due. Il PWM è un Intersil 69138, configurato appunto in 6+1 fasi, e ritroviamo appunto che queste 12 fasi del VCore non sono quindi reali, poiché posseggono appunto dei doubler che le vanno a sdoppiare. In questo caso queste fasi, questi MOSFETs Viscesi X634, riescono a dissipare bene il calore anche di un 3950X senza alcun problema. Infatti per 200€ la X570 Aorus Elite è il miglior pick in assoluto, riesce senza dubbio a sovrastare le altre schede madri. In questo caso a valori termici sono sicuramente ottimali grazie agli heatsink non troppo grandi, ma che sono sicuramente più che sufficienti. Piccolo appunto sul BIOS, attenti a impostare sempre parametri multipli di 0,025. Detto questo, vi saluto e passo la palla a Starsky e Saddi. Ma dopo la scheda madre, Saddi, di che cosa parliamo? La regina delle configurazioni, perché abbiamo qui una RX 5007 XT versione Nitro. Esatto. Il che vuol dire che al momento è la miglior custom per quanto riguarda le 5007 XT. Senza dire cavolate, che no, cosa è successo? Si è scaricata. Abbiamo salvato il mondo. Si è scaricata la macchinetta, era mezzogiorno e mezzo, che fa il sushi, non te lo fa, quindi se ci vedete un po' più provati. È colpa del sushi, ma io tornerei dopo questo sushi e dopo l'estinzione del salmone a parlare di questa scheda. Perché sì, sarà estinto il salmone, ma non si è estinto l'airflow di questa. Che cosa brutta ho detto, vabbè. Comunque sia, abbiamo una bellissima Radeon RX 5007 XT. Questa qui è la versione Nitro di Sapphire. È a mani basse, cioè proprio senza girare intorno, la miglior custom di questa scheda. Ovviamente magari costa un pochettino di più rispetto alle versioni di Blower, però vi dà anche un pochettino di manovra in più, soprattutto sulle temperature, per overclock e non solo, e poi è anche molto molto bella. E ci sono gli RGB e ti fanno fare più FPS, che esatto. Sulle Blower non ci stanno, quindi soltanto per questo varrebbe 1000 euro in più. Esatto. Ma passiamo a questo bestia gioiellino di alimentatore. Mamma mia ragazzi, questo alimentatore piattaforma Sirtec, customizzato solo per Sharkun, 80 Plus Gold, full modulare, semi-fanless, che cosa vuoi di più? Noi abbiamo messo un 650 che basta, avanza per questa configurazione. E si trova spesso a un prezzo veramente molto buono. Se dovesse tornare a un prezzo buono, però che uscirà il video, vi metteremo il link qui sotto. E poi c'è è rimasto rischi. Solo questo. È rimasto da solo, Porello, guardalo. Questo qui è un povero SSD N2000 M2 970 Evo Plus. Ricordiamo, in questo caso siamo un SSD M2, questo qua è di Gen 3, quindi va su PCI 3.0. Ma nonostante questo, se voleste utilizzare un SSD nuova generazione 4.0, su questa scheda madre qui X570 lo potete fare, perché supporta anche il PCI 4.0, ma sono sicuro che Riccardo questo l'ha già detto. Esatto, non per ultimo ma non per importanza, anche il case che ha portato Saddi in video molto spesso, anche durante la live 36 ore. Dicevo, quello mesciato, però questo, esatto, è quello in vetro. Questo è quello qui in vetro, esiste in due versioni. E se lo Shark Elite, senza soffermarci troppo, ragazzi. Comunque è un case di fascia medio-alta. No, questo è un case di fascia alta che costa medio-alta. C'ha tanto di quello spazio dentro che ci potete trasferire. Questo se secondo me ci dovete pagare l'imore ad un certo punto. Comunque diciamo che abbiamo un po' fatto il riassunto dei pezzi utilizzati, è rimasto semplicemente di testarli e poi fare le conclusioni. Ci siamo ai benchmark. I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years.
And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. And it's real when we watch the sunset over the castle on the hill. Cigarettes running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we grow. E niente, che cosa dire? Abbiamo visto anche Testa, abbiamo visto che strizza molto l'occhio a tutti i gamer, praticamente. Sì. Ci possiamo spingere anche in 4K, ma diciamo che questa configurazione regge qualsiasi gioco, anche per giocatori magari professionisti, sì, che vogliono iniziare magari una carriera, perché ormai sta un pochino esplodendo questa. Beh, il mondo dell'e-sport piano piano sta prendendo sempre più piede, è giusto così, nel 2019 è giusto così. Esatto. E oltre a questo si può utilizzare anche per un utilizzo professionale, sì, magari c'è gente che potrebbe utilizzare questa configurazione andando a togliere semplicemente magari le parti RGB, perché vuole, sì, una cosa da ufficio. Però più o meno comunque lo scheletro della configurazione rimane pure questo. Detto questo, Sadi, che cosa dire? Vuoi aggiungere qualcos'altro? Ma diciamo che è una configurazione che mi piace dal punto di vista estetico e mi piace dal punto di vista prestazionale, quindi per me è la miglior configurazione del mese? Potrebbe, perché no? Perché no? C'è tanto di cose buone attorno. E niente, ragazzi, siamo giunti al termine. Fateci sapere che cosa ne pensate. Datemi qualche consiglio, perché io ho preso determinati giochi per fare test. Datemi qualche consiglio se volete vedere nei prossimi video altri giochi nelle, sì, esatto, configurazioni. Fateci sapere. Basta che non siano Fortnite. Esatto. Fortnite ci abbiamo messo, ragazzi, ma ormai è di base. Quindi è inutile che ce lo chiedete. Quello ci sarà sempre, tranquilli. Oltre a questo, ragazzi, io ringrazio il buon Sardi, che ormai, oltre che amico, mi accompagna in questa avventura. E niente, io devo andare a fare una corsa per digerire il pranzo prima. E dai, vai, andiamo ad andare. Il sushi chiama, ciao. Ciao, ragazzi.